Giungono a Fiumicino Baldovino e Fabiola in visita ufficiale al pontefice Giovanni Vigesimo III. Il sole di Roma non sorride ai reali del Belgio che trovano la capitale bagnata come un biscotto inzuppato nel latte. Poco dopo l'arrivo i sovrani vengono ricevuti al Quirinale dal presidente Gronchi. Baldovino è l'unico re cattolico d'Europa, di un'Europa con pochi re. Come cattolica a Fabiola è concesso il privilegio di recarsi dal Papa indossando l'abito bianco. La cerimonia della visita al pontefice riveste particolare solennità. La regina, in via del tutto eccezionale, raggiunge in ascensore la sala in cui i sovrani saranno ricevuti da Giovanni Vigesimo III. Baldovino, che è stato insignito dell'Ordine Supremo di Cristo, la massima onorificenza vaticana, riservata ai capi di Stato cattolici, sale invece i maestosi scaloni e attraversa le splendide sale del Vaticano. Il pontefice si intrattiene a lungo con i sovrani. Dopo il colloquio riceve l'omaggio degli uomini politici giunti a Roma a seguito del re. La visita ha particolarmente colpito la cattolicissima regina Fabiola, che è rimasta affascinata dalla personalità di Giovanni Vigesimo III. Nei giardini dell'ambasciata del Belgio presso la Santa Sede, Baldovino e Fabiola salutano la colonia belga di stanza a Roma. Fabiola appare un po' stanca. Più tardi si apprenderà che il privilegio concessole durante la visita al pontefice, e cioè di poter raggiungere in ascensore la sala dell'udienza, era dovuto alle sue particolari condizioni. La regina del Belgio sarà mamma. I sovrani ammirano i doni offerti loro dalla colonia belga, un bassorilievo romano in marmo e uno splendido piatto cinese del Settecento. Monsignor De Bruyne conversa a lungo con la regina, mentre il re si intrattiene cordialmente con i suoi sudditi. Nel tardo pomeriggio i reali ricevono il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Numerosi sono gli alti prelati venuti a conoscere Baldovino e Fabiola. Sono presenti fra gli altri il cardinale Pizzardo, l'Araona, Ottaviani e Tardini e Monsignor Cento. Nel giardino il re saluta i numerosi invitati e si congeda da loro. È sorridente. Fabiola ha saputo renderlo felice. La partenza da Roma ha luogo in forma privata. I sovrani infatti sono stati ospiti non già dell'Italia ma dello Stato Vaticano. Il fratello di Fabiola, Don Jaime de Mora y Aragon, che da qualche tempo dimora a Roma, non ha potuto incontrare la sorella. Era a Verona trattenuto da impegni di carattere cinematografico. Il suo saluto lo hanno portato a Fabiola 32 splendide rose rosse. Tante quanti sono gli anni della regina. Dall'aereo in partenza per Bruxelles i sovrani salutano Roma, pensano forse con un certo rimpianto che la loro è stata una visita troppo breve.